quest'anno credo che sia un ottimo campionato. Presidente, quando si è ritrovato questa mattina, mercoledì 16 agosto, con quale spirito è arrivato? Ma Si è ritrovato? siamo ritrovati come tutti gli anni, in questo periodo c'è una forte carica da parte un po' dello staff tecnico, dello staff societario e in particolare dei giocatori. Le ambizioni sono tante, anche se dobbiamo rimanere sempre coi piedi per terra. Dopo un'annata che abbiamo passato l'anno in corso, dobbiamo cercare di ripartire senza fare gli stessi errori che abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto il grande merito è quello che avete riconfermato pa gran parte del gruppo storico delle Subiane. Questo è un punto di partenza importante. Sì, perché crediamo che degli errori ci siano stati nel calcio. Quando non si vince, qualcosa di sbagliato c'è, però non abbiamo mai creduto che la squadra fosse a livello che poi siamo andati a finire, nel senso che abbiamo fatto gli spareggi, play-out, ma a un certo punto del campionato eravamo in Certo. testa. Poi credevamo, forse se sì, non eravamo da primissimi posti, ma nemmeno da ultimi. Un campionato più tranquillo, forse, e appunto partendo da questo cerchiamo in questo prossimo campionato, nel prossimo futuro, di migliorarci dal punto di vista mentale. I ragazzi crediamo che abbiano dei valori e possano dimostrarlo. Tanto è stato potenziato questo Subiano anche dal punto di vista di gol, no? Con l'arrivo di Pallanti e di Dati. Ma appunto per questo l'anno passato siamo stati la squadra peggiore dal punto di vista dei gol fatto come attacco, e ci siamo mossi nel mercato con questi elementi. Pallanti è una punta che conoscevamo già da tempo e ci auguriamo che sia un punto importante per il prossimo futuro, e insieme naturalmente a Dati e all'altro giocatore, no, ora non Sì, mi sfugge il ho nome. capito. Comunque, questi qui sono campionati dove sono importanti avere i ragazzi in quota. Voi in questo caso come siete messi? Ma con ragazzi in quota Padelli si è mosso molto bene, e abbiamo degli ottimi 98 e 99, che però naturalmente essendo ragazzi vanno sempre valutati, e in questo momento è prematuro parlare di questo. Sappiamo che i ragazzi sono importanti perché ci vogliono, ma anche dare un giudizio in questo momento diventa quasi impossibile. Se diamo un'occhiata alla concorrenza, dal Casentino alla Valdichiana, diciamo, al gruppo fiorentino, ci sono diverse squadre che si stanno potenziando, penso al Chiusi, al Prato Vecchio, al Biviena, sono tutte squadre, poi ci sono Sì, sempre le fiorentine che sono sempre tutte da scoprire. quest'anno credo che sia un ottimo campionato. Poi le squadre che sono retrocesse sicuramente non vorranno fare la comparsa, ma hanno ambizioni di ritornare nel campionato superiore, e come tali abbiamo visto che sono mossi nel mercato, lo stesso Foiano, e anche quelle che sono venute dalla prima categoria sono molto ambiziose. E Sarà poi grande battaglia. naturalmente quelli del Fiorentino ormai sappiamo da anni che si muovono molto bene e non vorranno fare certamente la comparsa. Adesso, Presidente, bisogna cominciare a far sudare la maglia a questi ragazzi. Con la Bisogna? preparazione, con l'inizio della preparazione, cominciare a far sudare la maglia. Proprio a farli lavorare per arrivare Certamente, pronti al campionato. l'inizio sarà sempre importante e un grande sacrificio da parte dei ragazzi, perché è un momento che devono durare fatica, è caldo, però i sacrifici devono partire sono già partiti da stamattina, perché senza quelli nel calcio non si fa niente. Più ci si mette ora nel lavoro che andiamo a svolgere, e più ce lo ritroveremo nel prossimo futuro, nel campionato. Grazie.